Buongiorno a tutti, siamo qui col presidente della SIOI, Franco Frattini. Salve. Abbiamo delle domande da porle. Innanzitutto, oggi siamo qui per lo Zero Hackathon, che vuole lanciare un messaggio etico sui valori dello sport e sulla protezione degli animali in occasione di grandi eventi sportivi. Quindi, presidente Frattini, vorremmo chiederle che cosa ne pensa di questo rivoluzionario appello che intendete promuovere oggi. Ah, questo è un appello che ribadisce un valore fondamentale dello sport. Il valore dello sport è lo sport per la vita. Non solo la vita umana, ma tutti gli esseri viventi. Quindi, siccome nelle manifestazioni sportive internazionali spesso ci sono delle vere e proprie stragi di animali randagi, perché così i turisti, i visitatori vedono le strade libere e poi le sofferenze terribili nessuno le racconta, noi vogliamo anche raccontare queste sofferenze e fare un appello, a cominciare dai campionati di calcio che ci saranno in Russia, perché se il presidente Putin vuole, questa cosa non accadrà, cioè nessun animale randagio sarà trucidato prima dei campionati. Questo è il senso di questo nostro appello. E l'attitudine, diciamo, di uno sportivo è paragonabile, è molto simile a quella che un diplomatico oppure un dirigente ha nello svolgere le sue funzioni. A questo proposito, vista la sua esperienza al Ministero degli Affari Esteri, che messaggio possiamo dare ai giovani di Zero Hackathon? Ah, possiamo dare il messaggio che lo sport è uno strumento potentissimo per la pace e per la riconciliazione dei popoli, cioè quello che le diplomazie debbono cercare di fare. Dove c'è la diplomazia non ci sono le guerre. Dove c'è lo sport, le guerre forse si riescono a evitare. Alle Olimpiadi invernali adesso in Corea, le due squadre coreane che minacciavano di bombardarsi sono andate alla sfilata con la stessa divisa, tutte e due insieme, e poco tempo dopo i due leader nordcoreano e sudcoreano si sono incontrati 4 giorni fa per un incontro storico in cui hanno promesso di fare la pace. Quindi è un esempio proprio di questi giorni di quanto lo sport possa fare per la pace tra i popoli. Infine, la giustizia sportiva e la global justice internazionale, secondo lei hanno una radice comune e soprattutto possono tra loro cooperare al fine di raggiungere obiettivi comuni nell'ambito dell'integrazione, dell'etica e della legalità? Quando io presiedo le udienze nella Corte Suprema italiana della giustizia sportiva, noi facciamo sempre riferimento ai valori di lealtà, di trasparenza, di fairness, che debbono accompagnare tutte le competizioni. Quindi noi colpiamo severamente la corruzione, le partite truccate, i giocatori che si vendono per una partita, e poi ovviamente affermiamo che le regole dello sport sono regole universali, quindi noi dobbiamo essere certi che si competa perché vinca il migliore, non perché qualcuno ha imbrogliato nella partita o ha pagato qualcuno per farsi fare un gol. Ecco, questo è l'esempio. Certo. Bene, ringraziamo il presidente Frattini, è stato un piacere. Grazie molte. Grazie mille.